La vista è un bene prezioso, della sua importanza spesso ci si rende conto davvero solo quando non c'è più e per conservarla sono fondamentali i controlli. Giovanni Taverna, presidente provinciale dell'Unione Ciechi, ha introdotto così l'incontro organizzato con il reparto di oculistica nella sala delle colonne dell'ospedale di Piacenza in occasione della Giornata Mondiale della Vista. L'appuntamento formativo si è concentrato in particolare su ambliopia e glaucoma. La prima patologia è detta anche occhio pigro perché non riesce a mettere a fuoco, colpisce da bambini e dal 2009 l'ASL di Piacenza ha avviato l'attività di screening. È curabile con dei mezzi anche a basso costo come occhiali, penalizzazione, occlusione ottiche, nel giro anche di pochi mesi o pochi anni, solo se viene riconosciuta e trattata entro un periodo critico che è piuttosto precoce, che sono intorno agli 8-10 anni. Dopo questa età è molto difficile rendere reversibile una condizione che si sia instaurata e che non sia stata riconosciuta. Il glaucoma, malattia degenerativa del nervo ottico, in Italia colpisce circa il 2% della popolazione ed è quasi sempre asintomatico, ma basta un controllo per rilevarlo. Saperla riconoscere in anticipo permette di poterla curare meglio, seguire meglio, avere quindi poi un migliore esito, evitare che i pazienti arrivino alla cecità come purtroppo ancora oggi nel mondo vediamo. È necessario che i pazienti facciano delle visite oculistiche complete ed è l'oculista a cogliere i fattori di rischio, avere il sospetto della patologia e poi indirizzare il paziente a degli esami di approfondimento per fare una diagnosi precisa. Chirurgia, trattamenti laser e colliri sono le armi per combattere il glaucoma, ma è fondamentale scoprirlo il più presto possibile.